Questo programma è offerto da Cefalù. Gli utenti pagheranno due volte la fornitura dell'acqua. Monreale. Il sindaco pensa agli autovelox per la circonvallazione. Angelo Figuccia. I fondi del festino si utilizzino per l'AMAT. Misil Mary. La prima edizione del Rasal Jazz. Ospite del giorno, l'onorevole Magda Gulotta. Venerdì 6 giugno 2013, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Iniziamo subito da una notizia che giunge da Cefalù, dove bollette dell'acqua non pagate precludono e danno al comune una condanna. Infatti gli utenti di Cefalù pagheranno due volte la fornitura dell'acqua. Il caso che il sindaco Rosario Lapunzina ha paragonato a una aberrazione prende le mosse nel 2009, quando la gestione del servizio idrico è passata dal comune alla società APAS, incaricata di distribuire l'acqua prodotta dalla potabilizzazione delle sorgenti presidiane. APAS, ora coinvolta in una procedura fallimentare, ha incassato le bollette ma non ha mai pagato il gestore dell'impianto di potabilizzazione, che adesso ha ottenuto da un collegio arbitrale la condanna dal comune al pagamento di quasi 3 milioni di euro. Bagheria. Piano di riequilibrio, parere non favorevole del collegio dei revisori. Una tegola pesantissima arriva sul tavolo del consiglio comunale, che a breve si riunirà per discutere il piano di riequilibrio economico-finanziario proposto dall'amministrazione. Il collegio dei revisori, presieduto da Leonardo Passarello, ha infatti espresso ieri parere non favorevole sul piano. Molti punti carenti del piano evidenziato dal collegio dei revisori, tra cui una carenza dei documenti a supporto del piano che fanno emergere dubbi sulle sue sostenibilità. Quindi, praticamente, alcuni consiglieri comunali non vogliono approvare questo piano anche per paura di essere in qualche modo posti a qualche sanzione futura. Ci spostiamo a Misil Mary, dove ieri sera è stato un grande successo lo spettacolo svolto al Cineteatro King, Non è vero ma ci credo. Grande entusiasmo e pienone di pubblico. Vediamo il servizio. Questa commedia dice di non fare affidamento in alcun modo a tutte quelle manie che a volte condizionano l'esistenza di ognuno di noi. E fino a quando noi parliamo del gatto nero, della scala, insomma, vabbè, si può anche sopportare, ma sappiamo benissimo che c'è parecchia gente che si è rovinata andando dalle stofanti a portare soldi, che sono credenze queste che non devono esistere. E anche questo è il messaggio di questa commedia, soprattutto questo, di non lasciarsi coinvolgere emotivamente da delle superstizioni che in effetti non hanno motivo di esistere. E quindi non lasciarsi abbindolare dai furbetti che non mancano mai e hanno rovinato intere famiglie. Dopo queste prime notizie, un breve stacco pubblicitario. Sì.
Europol, sicurezza, controllo e innovazioni rivolti al pubblico e ai privati. 140 dipendenti, pattugliamento fisso e dinamico, video e telesorveglianza, vigilanza a cavallo per i centri storici cittadini, trasporto e scorta valori con e senza blindati, sala operativa con controllo satellitare, sofisticate tecnologie ed equipaggiamenti, garanzia di sicurezza per gruppi bancari, enti pubblici e grande distribuzione. Ad Alcamo, sulla statale 113 al chilometro 324. Farmacia Ganguzza. Professionalità messa al servizio del cittadino. Esperienza nel settore di omeopatia, sanitaria, veterinaria. Puoi trovare alimenti per l'infanzia, ossigeno, integratori per lo sport, cosmetici. Alla Farmacia Ganguzza puoi anche effettuare autoanalisi del colesterolo, trigliceridi, glicemia e IR. Il servizio a domicilio diurno è gratuito. Da adesso aperti anche il sabato. Farmacia Ganguzza, Corso Vittorio Emanuele 236, Villa Abate, Palermo. Nuovamente in studio abbiamo un ospite che ci è venuto a trovare, ma si presenterà lui stesso. Benvenuto. Sono Alessandro Buttitta, sono presidente dell'ACAS, Associazione Culturale Arte e Spettacolo, che ha sede in Baieria. L'associazione organizza ormai da 6 anni il Festival del Mediterraneo, il quale al suo interno contiene un mini festival diciamo, per bambini, denominato il Grillo Canterino. Cos'è il Festival del Mediterraneo e il Grillo Canterino? Intanto nasce 5-6 anni or sono. La manifestazione è cresciuta tanto che adesso siamo in grado di avere tra le personalità che assisteranno al festival anche sotto forma di giurati degli imprenditori nel campo della musica, personalità nel mondo dello spettacolo, discografici come Marcello Balestra che sarà presidente di giuria. Chi può partecipare al festival? Possono partecipare i bambini dai 5 ai 14 ai 13 anni, possono partecipare gli adulti dai 14 anni in su. È una vetrina importante, si tratta di un mondo, per affacciarsi nel mondo dello spettacolo, si tratta di un evento che questa associazione con enormi sforzi organizza e spero che ci sia qualcuno nell'ultimo momento magari che vorrà approfittare di questi ultimi giorni per contattarci e potersi iscrivere al festival. Vi do i recapiti, il sito dell'associazione dove è possibile effettuare anche l'iscrizione online è www.artespettacolo.it, mentre i nostri numeri di telefono sono 091 91 01 763, il mio cellulare personale è 338 8304 314 per qualsiasi cosa, anche informazioni su dove si terrà, quando e qualsiasi altra cosa, siamo a vostra disposizione. Ma caro Presidente, quello che si stanno chiedendo i nostri telespettatori, soprattutto quelli che hanno vene artistiche, che cosa vincerà quello il quale appunto si aggiudicherà il primo posto al Festival del Mediterraneo? Ricordiamo, festival proprio prodotto da Canale 8 con media partnership della nostra televisione. Ci dica tutto. Il vincitore del Festival del Mediterraneo ha il diritto a partecipare alla serata conclusiva del Contursi Festival. Il Contursi Festival è una vetrina importantissima a livello nazionale, è denominato anche il Festival Nazionale delle Voci Nuove, che si tiene appunto a Contursi Terme in provincia di Salerno. Il vincitore, appunto, dicevo, oltre ad avere questo diritto, avrà vitto e alloggio gratis, nonché il viaggio sostenuto dall'organizzazione. Ringraziamo Alessandro Buttitta per questa sua ulteriore appunto apporto a questa grande manifestazione che, come ho già detto, Canale 8 seguirà da vicino essendo proprio produttore di questo festival. Bene, siamo a Monreale, dove in circonvallazione il sindaco pensa agli autovelox. Intanto oggi e stamani un nuovo incidente, ancora uno scontro fra un'auto nella circonvallazione di Monreale. Alla lunga lista di sinistri avvenuta nei giorni scorsi si aggiunge adesso un nuovo incidente avvenuto pochi minuti fa
ancora una volta all'altezza della chiesa di Santa Teresa. Poche ore dopo l'annuncio da parte del sindaco Di Matteo di voler installare un autovelox sulla trafficata arteria stradale che cinge l'abitato della cittadina. Missil Mary, una notizia che giunge appunto stamattina grazie al nostro corrispondente Missil Mary Blog, che ci comunica che l'aumento sulla tassa dei rifiuti, oltre a essere aumentata del 115% nel primo anno, quest'anno un ulteriore aumento del 24%, qualcuno definisce un aumento spropositato ai limiti della sopportabilità per tante famiglie misilmeresi già in difficoltà a causa delle molteplici tasse da pagare, ma soprattutto ciò che i misilmeresi danno a quello che è svantaggio di questa tassa, che oltre a essere un servizio davvero scadente, un servizio che non dà la possibilità di vedere il proprio paese pulito. La provocazione arriva da Angelo Figuccia, consigliere dell'MPA, che dice: i fondi del festino si utilizzano per l'AMAT. Infatti lui stesso dice che è necessario utilizzare i soldi che si stanno investendo per il festino di Santa Rosalia Patrona di Palermo e rilanciare quelle che sono le attività, come attività per disabili, disoccupati, indigenti, studenti, anziani. E questa è la proposta che arriva da Angelo Viguccia, capogruppo del Partito dei Siciliani, MPA, Sala delle Lapidi, che prosegue: fino a qualche anno fa il comune di Palermo versava nelle casse dell'AMAT alcuni milioni di euro per pagare gli abbonamenti ad alcune categorie disagiate. Adesso Palazzo delle Aquile ha tagliato questi fondi e l'AMAT, di conseguenza, non ha potuto garantire questo servizio importante per decine di palermitani. Siamo convinti, aggiunge il consigliere Figuccia, che Santa Rosalia non si offenderebbe se stavolta il comune utilizzasse mezzo milione di euro destinato al festino per dare un concreto aiuto a chi ha più bisogno. Siamo nuovamente al Missil Mary, dove al Castello delle Miro il Ras al Jazz inizia questa nuova avventura dell'associazione Ulisse di Missil Mary, che rapporta la prima edizione della rassegna Ras al Jazz. Ras al Jazz si appunto si terrà al Castello delle Miro e vede coinvolti alcuni tra i più interessanti jazzisti italiani e internazionali, con un occhio rivolto alla produzione jazzistica italiana, insieme alla ricerca musicale contemporanea internazionale. La rassegna è patrocinata dalla Regione Siciliana, Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo e da tutti i comuni della Valle dell'Euterio, comune di Godrano, Villafrati, Cefala Diana, comune di Marineo, Bolognetta, Villabate, Baucina, Ciminna e Belmonte e Mezzagno. In parallelo alla rassegna jazz, l'associazione culturale Ulisse ha inserito altre manifestazioni culturali collaterali, rassegne dedicate all'architettura, design, moda, coinvolgimento dell'Accademia delle Belle Arti, quindi una iniziativa per il sociale che vede Missil Mary protagonista. L'ultima notizia, prima di passare all'ospite del giorno, giunge dalla 35esima edizione del Cantamare, dove le preselezioni gratuite si terranno il 13 giugno presso l'Ateneo Musicale di Via Narbone 15. Anche noi, come Canale 8, siamo partnership di questo Cantamare, quindi sicuramente seguiremo le fasi finali. Ma prima di passare all'ospite del giorno, che ricordiamo essere l'onorevole Magda Culotta, nonché sindaco di Pollina, lanciamo la pubblicità e vi chiediamo di rimanere con noi. Nuova edilizia di Pidenti Mariano. Tutto per l'edilizia. Ferramenta e colori. Idraulica, elettricità, ceramica, sanitaria e rubinetteria. Da noi puoi trovare marchi come Sika, Fidemec e Pica. Esclusivista Weber, rivenditore di ceramica e refin. Nuova edilizia di Pidenti Mariano. Via Catalano Fonduta 48, Villa Abate, Palermo. GIOE, abbigliamento elegante, fashion e trendy. Da noi troverai le migliori marche come Calvin Klein, Guess, Sylvia Nitch, Denny Rose, Sorbino, Notting Hill e Taglia 42. And scream and shout and let it out. Troverai anche un assortito reparto outlet delle migliori marche. Now, rockin' with Will.i.am in Britney, bitch. GIOE. Siamo in corso Vittorio Emanuele 526, Villa Abate, Palermo. Magic School 2, un posto magico per il tuo bambino. Troverai tutti gli ambienti adatti per rendere confortevole la permanenza del tuo piccolo.
La nostra struttura è studiata rispettando le norme più severe in termini di sicurezza, igiene e salute. Vi aspettiamo qui. Abbiamo lo spazio relax, sezione per il pranzo, le attività a tavolino e l'area dedicata alla nanna. Eccolo, Pluto! Nella nostra cucina possiamo soddisfare le esigenze alimentari di ogni bambino. Grazie al personale competente e all'assenza di barriere architettoniche, possiamo accogliere ogni tipo di disabilità. Siamo aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 16, con prolungamento orario a richiesta. Il sabato dalle ore 8 alle ore 12. Vi aspettiamo qui. Magic School 2, Ticarazzi, via Giovanni Meli, 8. Noi vi aspettiamo qui. C'è una piaga che sta dilagando le nostre città. Una piaga che impoverisce le persone. È la piaga delle slot machine. Ci sono persone che si giocano tutto quello che hanno. E se mi giocassi la Basilica di San Nicola? Se mi giocassi il Duomo? E se mi giocassi il Battistero? Se mi giocassi il Palazzo dei Normanni? Se mi giocassi Castel dell'Ovo? Se mi giocassi la Mole Antonelliana? E se mi giocassi l'Arena? Ti giocheresti la cosa più preziosa che hai? Ogni giorno, sotto casa tua, c'è una nuova sala slot. Non fa bene a nessuno. Non fa bene proprio a nessuno. È soltanto un segno di inciviltà. Basta con le slot. Basta con le slot. Basta con le slot. Riprendiamoci le nostre città. Siamo giunti allo spazio dedicato all'ospite e oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere in studio Magda Culotta, nonché sindaco di Pollina e onorevole. Benvenuta ai nostri microfoni. Ciao, buongiorno, grazie. Bene, io direi di iniziare, onorevole, proprio dalla sua esperienza alla Camera dei Deputati, quindi come sta affrontando questo suo incarico delicato che la vede protagonista a Roma. Beh, innanzitutto non posso negare che è una delle esperienze più belle, più entusiasmanti che si possono portare avanti. È chiaro che per me è anche più complicato, considerato che in questo momento ho un doppio incarico, perché sono rimasta sindaco del mio comune e quindi diciamo sto tentando di organizzare al meglio tutta la mia attività e la mia vita per tentare di fare bene entrambi i ruoli che mi sono stati assegnati dai cittadini. Però è in quel momento che si è creata l'opportunità e quindi mi sono candidata alle primarie, ottenendo un bel risultato grazie appunto alla fiducia di tutti i cittadini che hanno creduto in un'opportunità anche di cambiamento, e sono arrivata alla Camera facendo parte sicuramente di uno dei parlamenti più nuovi in assoluto in termini di genere, anche perché ci sono tantissime donne per la prima volta e tanti giovani o anche meno giovani, ma che comunque si trovano lì per la prima volta, quindi avendo la possibilità di vivere un'esperienza unica. Ci siamo anche trovati ad arrivare lì in un momento molto particolare, le vicissitudini che abbiamo vissuto le avete seguite tutti, quindi sono... Proprio in merito a questo, io sì, vorrei interromperla per fare una domanda molto specifica. Oggi vediamo come il PD sta affrontando sicuramente una fase di rinnovamento, una fase di lavorazione interna. Come ne ha vissuto il momento, come vive questi momenti, e soprattutto il PD siciliano, secondo lei qual è la soluzione per cercare di mettere d'accordo un po' le varie anime che in questo momento stanno trovando non poi così tanti punti di comune? Beh, sicuramente la vicenda nazionale non l'ho vissuta bene. Ho avuto bisogno di metabolizzare al massimo quello che stava accadendo, perché diciamo è stato tutto per noi molto inaspettato, anche perché i 101 franchi tiratori sull'elezione del Presidente della Repubblica ci sono stati ed è innegabile. Quello che più ci è dispiaciuto, e dico ci è perché non è dispiaciuto soltanto a me ma anche a tanti altri miei colleghi, è stato il fatto che poi diciamo la colpa è stata addossata ai nuovi parlamentari che possibilmente non hanno disciplina di partito e non sanno ancora sedere in Parlamento. E invece non siamo stati noi abbiamo assolutamente sollevato quelli che erano i nostri dubbi circa l'elezione del Presidente della Repubblica, i nomi che erano stati portati alla nostra attenzione, non tanto per i nomi quanto per tutte le circostanze che ci potevano stare dietro, per cui abbiamo visto scoppiare in quell'occasione tutte le contraddizioni del Partito Democratico, che sono a mio modesto parere delle contraddizioni che non nascono con questa elezione ma vengono ben più
da ben più lontano. È chiaro che di fronte ad un passaggio di questo tipo è un partito che si è messo in crisi, però questo non deve assolutamente farci scoraggiare, perché noi, al di là di questo governo di necessità che abbiamo dovuto avviare, siamo davvero ancora l'unico partito alternativo alla destra e quindi dobbiamo riorganizzarci per ripromuovere una proposta utile, politica, importante al Paese. Lo dobbiamo fare a partire proprio dai territori. Ed ecco... Lei immaginava di andare, sinceramente, di andare a fare il deputato in questo governo un po' particolare, 6 mesi fa, prima di essere eletta alla Camera, immaginava che potesse avviarsi uno scenario simile? Beh, no, assolutamente no, anche perché noi questo scenario lo abbiamo ben allontanato e ci siamo battuti proprio contro quell'altra compagine. Pertanto, no, fino diciamo, a qualche ora prima che questo accadesse, noi ci siamo assolutamente difesi la nostra posizione. Possibilmente anche noi avevamo avuto dall'inizio una lettura sbagliata di quello che è stato il responso elettorale. Probabilmente dovevamo anche noi fare una riflessione più accurata, un'analisi del voto diversa, che ci mettesse più nella condizione di capire quello che era accaduto in realtà e quindi quelle che erano le possibilità che davanti a noi si aprivano. Considerato che la strada in compagnia del Movimento 5 Stelle è stata una strada completamente impraticabile, per quanto Pierluigi Bersani ci abbia pensato per 50 giorni, forse i dirigenti del partito avrebbero dovuto prepararci prima su quello che poteva accadere con un no da parte di Grillo e dei grillini. Comunque oggi le cose sono andate in questo modo, oggi abbiamo di fronte a noi un governo di necessità, di servizio al Paese, come è stato definito dal Premier Letta. Devo dire che sta iniziando a dare i primi passi verso una giusta direzione, stiamo iniziando a mettere in fila le cose per priorità e mi auguro che nel più breve tempo possibile riusciremo a dare delle risposte importanti al Paese, perché il Paese ne ha assolutamente bisogno. Tornare alle elezioni in quel momento era assolutamente una cosa che non ci potevamo permettere, che non potevamo regalare ai nostri elettori, quindi siamo stati chiamati alla responsabilità e il Partito Democratico in questo dovrà chiaramente fare un'analisi dei suoi pregi e dei suoi difetti, dei suoi errori, delle cose giuste che ha portato avanti e da qui penso che possiamo uscire ancora più forti di prima. Abbiamo parlato un po' del suo impegno a livello nazionale, però sicuramente lei porta a Roma prerogative locali del suo territorio, essendo anche sindaco, quindi conosce bene le problematiche del territorio limitrofe al suo paese. Quali sono le priorità che lei si sta battendo proprio per poter riuscire a risolvere anche nella commissione in cui lei è membro, la commissione per lo sviluppo? Dica un po'. Sì, e allora intanto sono membro della Commissione Politiche Europee, ma sono anche membro della Commissione Trasporti e Telecomunicazioni, quindi è chiaro che all'interno di questo ambito ho iniziato a muovere i miei primi diciamo, passi da parlamentare, facendo leva su questa tematica molto importante che è quella dei trasporti e di come purtroppo sono i trasporti allo stato attuale nella nostra regione, tentando di capire quali azioni si possono portare avanti, avere delle risposte nuove dal governo appunto nuovo e in particolare dal ministro Lupi. È chiaro che anche nell'altra commissione ci facciamo parte attiva, dico ci facciamo perché devo dire che in quella commissione ci siamo tanti giovani, quindi stiamo molto pensando ad avviare una riflessione importante su quello che è l'ultimo scorcio che diciamo sarà di programmazione per le regioni convergenza, quindi per esempio per la nostra Sicilia, e anche lì farci parte attiva, cioè l'Europa e le politiche europee non ci devono sovrastare, non ci devono arrivare addosso, ma siamo noi a dover essere attivi nella proposta e quindi diventare davvero incisivi, perché ci sono tanti temi importanti, tanti spazi in cui trovare diciamo il tempo di muoversi e anche, perché no, provare a raggiungere risultati importanti, e quindi lo stiamo facendo nel tema del lavoro, soprattutto dei giovani, e devo dire che le notizie che leggiamo oggi sui giornali da parte del ministro Zanonato ci danno anche una certezza rispetto ad una possibilità che può veramente avviarsi grazie sicuramente agli strumenti europei, ma grazie a politiche nazionali su cui si sta studiando e che nel secondo semestre di questo anno si possono mettere in atto. Certo, dico è anche
un'attualità, un problema attuale, oltre al problema dei trasporti, la gestione dei rifiuti qui in Sicilia. E in modo particolare, lei in questi ultimi mesi ha vantato anche una buona, nel suo comune, un buon alto di numero di raccolta differenziata, quindi è stata anche una battaglia che le ha portato avanti e comunque ha avuto anche un ottimo risultato. Il consiglio che si sente di dare ai sindaci coinvolti in questa situazione difficile nella gestione dei problemi a rifiuti? Beh, credo che su questo tema oggi una risposta ce la stia dando la Regione Siciliana attraverso l'assessorato, che è quella di una direttiva sul tema, che dà la possibilità, al di là della costituzione dell'SRR, quindi le società di regolamentazione che dovremmo avviare in base alla legge 9 dello scorso anno, lavoro che si può fare è organizzarsi in ARO. Per comuni però che devono avere un bacino di utenza superiore alle 5.000 unità, quindi parliamo di comuni diciamo superiori ai 5.000 abitanti. È chiaro che nel caso del comune di Pollina, per fare un esempio personale, non andare altrove, in cui siamo solo 3.000, dovremmo cercare un altro comune vicino nella costituzione dell'Aro. Perché dico in questo ci viene chiaramente in aiuto la Regione? Perché tutti quei comuni che non sono virtuosi e che stanno male dentro gli ambiti territoriali di riferimento e quindi sono mal gestiti dalle società di riferimento, sicuramente questo è un passo che oggi possono provare a compiere, chiaramente avendo ben in mente quelli che sono tutti i passaggi di carattere burocratico, tecnico, legislativo anche da portare avanti, però penso che sia una buona opportunità per riprendere quello che comunque sempre tramite una legge c'era stato tolto, e la sovranità sul tema credo che sia assolutamente importante. Nelle battute finali, negli ultimi secondi, proprio è stata notizia di questi ultimi giorni il problema della Volturre, quindi del suo comune. Come sta affrontando questa situazione e secondo lei qual è la soluzione che cercherà di portare avanti per salvaguardare questi lavoratori che rischiano appunto per il loro futuro? Beh, grande impegno su questa questione, costanza, è un impegno che non nasce oggi ma che va avanti da parte mia da quando è iniziata l'amministrazione straordinaria da parte di una terna commissariale per tutto il colosso Valtur, proprio perché sulla struttura di Pollina vi è una condizione diversa rispetto a tutte le altre. Su Pollina insiste infatti un contenzioso tra una banca e una branca del Ministero dello Sviluppo Economico, e quindi sarà insieme a loro, coadiuvati chiaramente dai commissari straordinari che fino ad ottobre saranno in forza in Valtur, a dover trovare una soluzione. Seduti ad un tavolo in questa settimana si consumeranno dei passaggi importanti, e mi auguro però che saranno dei passaggi che in qualche modo non terranno conto soltanto di condizioni economiche, quindi non faremo una trattativa con soli conti alla mano, ma dovremo pensare a tutto un indotto che soffrirà fortissimamente di una potenziale chiusura di questa struttura, e di un'economia che chiaramente andrebbe al collasso, e di una crisi sociale che poi tutto ciò potrebbe provocare. In un comune di 3.000 abitanti, una struttura quale quella del villaggio Valtur di Pollina, sulla quale vi lavorano 100 unità più tutto un indotto, sicuramente rappresenta una proporzione importante. Di fronte al problema non possiamo stare fermi noi come istituzioni locali, non può star ferma la Regione Siciliana con tutti diciamo gli assessori interessati alle attività produttive, lavoro e turismo, che comunque stanno costantemente informati, e chiaramente il Ministero, che è deputato in questo caso, il Ministero dello Sviluppo Economico, a darci una mano, deve fare il possibile per tentare di evitare un'ulteriore crisi economica, soprattutto in un momento in cui vi è un governo che parla invece di incentivare il lavoro e il lavoro soprattutto dei giovani. Quindi di conseguenza non possiamo star fermi e star a guardare una caduta occupazionale di questo tipo, soprattutto in un settore che non fa assolutamente male, che è quello del turismo, in una zona particolarmente bella, non lo dico perché comunque la ministro e ci vivo, che è quella della costa pollinese. Sindaco, noi la ringraziamo per il suo apporto pregevole e grazie per il suo tempo. No, io ringrazio voi e un saluto a tutti. Anche per oggi il telegiornale termina qui, vi rilasciamo il meteo. Grazie per averci seguito.
Questo programma è stato offerto da...